sono soddisfatta per me, per le scelte dell'amministrazione, perché comunque è stato un progetto condiviso da parte del sindaco, della giunta, dell'intera maggioranza. Le criticità che avevamo comunque indagato sulla carta in effetti ci hanno dimostrato che rispondono poi alle criticità più significative. Sicuramente c'è ancora del lavoro da fare, alcuni dettagli da sistemare, alcune questioni da rivedere, ma sostanzialmente abbiamo fatto un lavoro completo che ci ha consentito comunque di governare questo evento, che è un evento veramente storico per la città di Savona, in modo dignitoso, con coraggio, con determinazione. Sta andando tutto bene. Le problematiche che sono un po' fuoriuscite questa mattina riguardano le metrature, la sicurezza magari in via Verzellino e la protesta degli spuntisti. Su cosa si può dire su questo? Ma noi diciamo che le criticità, come ho già detto, le avevamo individuate. Fatto salvo che stiamo monitorando, e infatti sono sul mercato da stamattina alle 7 per capire davvero quali sono i correttivi da portare, fermo restando che eravamo già consapevoli anche prima che un progetto così importante, così nuovo per la città, qualche problema l'avrebbe creato. Per quanto riguarda invece il discorso relativo alle metrature eccetera, ma io credo che non sia un problema rilevante, nel senso che abbiamo già tenuto in considerazione il fatto che alcune misure rispetto alla carta, nel momento in cui venivano piazzati i banchi, potevano trovare veramente degli spazi leggermente diversi. Li correggeremo nel corso della settimana, in modo che a partire dal prossimo lunedì ci siano gli spazi definiti nella loro puntualità. Per quanto riguarda invece il discorso della protesta degli spuntisti, ecco, io con il sindaco li riceveremo tra poco. Noi non abbiamo problemi a dire che abbiamo rispettato tutte le norme di legge che ci hanno in qualche modo consentito di fare questa operazione. Consideriamo importante il ruolo anche degli spuntisti nell'ambito mercatale, fermo restando che la legge ci consente e ci obbliga a fare questo tipo di scelta, e noi abbiamo applicato la legge.